Buongiorno, buongiorno e buon sabato 4 maggio. Sabato 4 maggio. Oggi non ho voglia par di parlare in questo video del mattino di Milan, del ritiro punitivo, di Caldara, l'operazione ieri è riuscita bene, lo rivedremo fra 6 mesi, lo sfortunato difensore del Milan. No, oggi è il 4 maggio. Oggi si deve solo ricordare con commozione, la tragedia di Superga. Sono passati 70 anni. Sono passati 70 anni. Oggi il calcio italiano ricorda quei formidabili giocatori, quella grande squadra, il grande Torino e le vittime, i giocatori, i giornalisti, l'equipaggio, i dirigenti. E quindi mi voglio avvicinare a questo 4 maggio, in questo primo video solo. Così con pudore, con rispetto, con attenzione, perché i tifosi del Torino, per tifosi del Torino è una giornata particolare, quasi per non disturbarli. Io quando parlo del grande Torino ho dei ricordi vaghi di mia madre, sempre molto commossa quando parlava della tragedia, e quando parlo con i tifosi invece del Torino non smettono a esaltare questa squadra che aveva esaltato i loro papà, probabilmente i loro nonni, ma parlano sempre con pudore, con silenzio, quasi sempre commossi, quasi a non volere disturbare questi grandi giocatori che riposano e che hanno regalato invece sul campo verde delle imprese straordinarie, non solo al Torino, ma all'Italia, perché praticamente il Torino era la nazionale italiana. E sono stato in un ristorante vicino ad Asti e c'erano ancora, gestito da tifosi Granata, ancora le foto, le vecchie foto con qualche autografo. Ne ricordiamo qualcuno, non so se l'autografo era di Ballarino, di Bacigalupo, ma noi vogliamo ricordare Valentino Mazzola, Ossola, Grezzar, tutti questi grandissimi campioni. E ieri ho guardato e ho detto: ma che tempo fa domani a Torino, cioè oggi 4 maggio, e ho visto che le previsioni parlano oggi di un cielo un po' nuvoloso ma con raggi di sole. E pensavo magari ci fosse stato questo tempo di oggi a Torino, un tempo accettabile con la giornata tutto sommato luminosa, senza quella nebbia, senza quella pioggia, senza quel tempo che causò la tragedia con questo aereo che arrivava e portava la squadra Granata dopo un'amichevole giocata a Lisbona, un'amichevole, pensate, per beneficenza per un giocatore del Benfica, un giocatore famoso del Benfica che non così, doveva essere aiutato a livello economico. Quindi l'ultimo gesto, il beau geste straordinario di questi giocatori, che beau geste ne avevano fatti tanti sul campo, regalando ai tifosi Granata 5 scudetti straordinari, regalando ai tifosi italiani grandi emozioni. E quindi pensavo ci fosse stato questo tempo, i tifosi torinisti forse sì, avrebbero avuto magari degli scudetti in più, ma sarebbero stati gratificati nel vedere ancora questi campioni che indossavano la maglia Granata, loro come i tifosi italiani, i tifosi di calcio direi, i tifosi del mondo, non italiani, del mondo, perché questa squadra era famosa in tutto il mondo per la magnificenza del gioco, per la modernità del gioco. Quindi mi sono avvicinato a questo ricordo con molto pudore. Io non L'unica cosa che ho potuto fare la settimana scorsa, quando si è giocato a Torino-Milan, questo applauso, mi sono unito all'applauso per il commovente video che si è visto sugli schermi dello stadio di Torino. Il piccolo gesto che io, ma il grande gesto di tutta la curva, di tutti i tifosi rossoneri presenti, come ieri sera i tifosi della Juventus, anche loro uno striscione omaggio ai caduti di Superga. Potevamo oggi 4 maggio solo ricordare così, con pudore, poi le grandi cerimonie, i grandi ricordi spettano ai tifosi Granata, che oggi ovviamente saliranno ancora una volta con questo corteo
lungo commosso sulla collina di Superga. Se ci fosse stato il sole, la storia sarebbe cambiata e si sarebbero divertiti di più a seguire questi grandi giocatori, la storia sarebbe cambiata e oggi ricorderebbero le grandi prodezze, ma tutto sommato le ricordano ancora perché le grandi prodezze ci sono state in quegli anni meravigliosi, chiusi con questo incidente aereo 70 anni fa. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.